oggi destinazione San Lorenzo. Pista di atterraggio, l'aeroporto di Madeira, considerato tra gli 8 aeroporti più pericolosi al mondo. In realtà è stato progettato e eseguito l'allungamento della pista di atterraggio in modo tale da consentire a tutti i piloti di riuscire ad atterrare in modo sicuro. Ed ecco che siamo arrivati al parcheggio e la vista è questa qua. Abbiamo capito che questo è il punto panoramico, ma non è la partenza del trekking di oggi, quindi dobbiamo andarlo ancora a scoprire. E qua si capisce proprio che siamo in punta all'isola. Ed ecco che abbiamo trovato il PR8 punta San Lorenzo. Noi siamo qua e faremo tutta la strada fino in punta. Belli questi trekking che si parte in discesa. Tutta la strada ben segnalata. Ed eccoci al primo punto panoramico dopo 2 minuti di cammino. Andiamo in un altro punto panoramico. Non so perché, ma vedo un altro punto panoramico anche là e poi andremo quasi fino in fondo. Secondo me c'è un altro punto panoramico. Ecco punta San Lorenzo. Possiamo conquistare la cima comunque. Arrivati. Bene, direi che è ora di andare a mangiare. Couscous con vista spiaggetta. Ed ecco l'ultima scalinata in salita. Abbiamo rifatto tutto il trekking, siamo quasi di nuovo arrivati alla macchina. Prossima tappa, bagnetto in spiaggia, vediamo. Ed ecco
La spiaggia nera. Madeira non è famosa per le sue spiagge, credo che sia l'unica o quasi con la sabbia questa. Ed eccoci, spiaggia nera. Fantastico. Ultima tappa di oggi, il Cristo Rei, ed eccolo qua con il punto panoramico laggiù in fondo, Funchal. Non fare una passeggiatina. Panorama del Cristo Rei laggiù in fondo, e dovremmo farci tutte le scalinate. Direi che possiamo andare a casa.